venerdì sera insieme a NGM, e qui alla mia destra ho il dottor Roberto Ciompi, responsabile marketing di NGM, e SGM, tutto bene? Corretto. Gruppo SGM Marco Polo S, più ne ha più ne metta. Dopo comunque, se andate sul loro sito riuscite a capire quanto importante era questa azienda. Il signor dottor Titi Marco, responsabile marketing appunto del gruppo SGM. Quando presentammo la maglia ad Andalo quest'anno, molto giustamente, molto correttamente, abbiamo fatto notare che per la prima volta forse nella storia del Bologna, avendo la possibilità di creare me un sponsor e co-sponsor, si era deciso insieme a NGM di optare per l'unico marchio perché dava più visibilità e dava più importanza alla maglia. Sotto c'era anche qualche cosa di diverso che in quell'occasione non ho potuto dire, che era un accordo tra BFC ed NGM, che nel caso in cui ci fosse stata da parte di NGM la volontà e la necessità di affiancare il loro marchio in un'azione di co-marketing con un'azienda importante del settore, caso SGM, avremmo fatto un'iniziativa dedicata. Quindi, in sintesi, quello vuol dire, domani sera, in occasione della gara, e solo per domani sera, almeno per quelli che sono i progetti attuali, il Bologna vestirà con questa maglia, quindi sarà una maglia esclusiva, sarà una maglia a tiratura limitata, sarà una maglia che è solo ed esclusivamente per la partita di domani. NGM si affianca a Marco Polo, in questo caso Marco Polo Shop, che però non fa parte del gruppo SGM, per questa azione di co-marketing. È la prima volta che succede nel mondo dello sport, nel senso che nessuno l'ha mai fatto. C'è qualcuno che gioca in casa con un logo in trasferta con un altro, c'è qualcuno che ogni tanto sostituisce il logo Vedi Ludinese con delle iniziative su delle società locali, che però sono molto fini a se stesse, secondo me. In questo caso c'è proprio un'attività dietro, pensata e studiata, per una sinergia a tre, no? Quindi in questo caso proprio la filiera, cioè noi che diamo la visibilità alla comunicazione, loro che si appoggiano a noi per fare questo tipo di attività, e SGM attraverso NGM per portare avanti questo tipo di iniziativa di comunicazione. Al di là di questo, che è l'unica cosa che vi dico io, cioè che riguarda il Bologna, cioè il fatto di applicare sulla maglia questo nuovo logo, c'è di dietro un'operazione di co-marketing tra le due società che vi spiegheranno. Questo era quello che vi dovevo dire. Una cosa che vi dico, lì avete una borsina NGM con dentro alcuni prodotti, c'è anche una chiavetta USB del Bologna che secondo me è molto carina, non c'è la memoria, ma tanto non è grosso. L'abbiamo messo, perché subito non c'era, e passo la parola al dottor Ciompi di NGM per spiegarvi come nasce questo tipo di iniziative e di attività. Grazie Daniele. Allora, buongiorno a tutti. Ancora, diciamo, l'iniziativa, diciamo, che presentiamo oggi nasce, diciamo, da un accordo appunto a tre, diciamo, col Bologna Calcio e con parte del SGM. E nasce da un presupposto che, diciamo, noi in NGM ci piace un po' credere, vedere i nostri telefoni, i dispositivi che realizziamo, sviluppiamo e mettiamo sul mercato anche come degli straordinari strumenti di condivisione e di aggregazione, quindi di quelle che sono le passioni, i sentimenti e, diciamo, i momenti più importanti della propria vita. Pertanto abbiamo pensato, attraverso un concorso a premi, di legare la possibilità di acquistare un telefono, smartphone NGM, con la possibilità di vincere una partita di calcio di Serie A, nello specifico appunto di Juventus. E l'abbiamo fatto questo chiaramente rivolgendoci a un partner che, diciamo, per noi quasi naturale, perché noi siamo una realtà italiana, una realtà che abbiamo anche in crescita sul mercato, diciamo, che vede una concentrazione forte a livello internazionale su realtà che fanno capo a sedi, diciamo, se non altro estere, con gruppi molto grossi, e volevamo rapportarci e condividere questa iniziativa con un partner che avesse una connotazione italiana
e che fosse un partner con il quale abbiamo delle relazioni consolidate nel tempo commerciali e che avesse con noi un obiettivo di crescita del mercato. E SGM è questa realtà, SGM negli ultimi periodi ha formalizzato un'acquisizione importante, di cui magari parlerà dopo il mio collega Marco Titi, del gruppo Unieuro, e diventa oggi sostanzialmente il primo player sul mercato della telefonia, del retail, col quale chiaramente noi andremo a crescere anche nei prossimi anni. Da qui abbiamo pensato di, insieme a loro, di poter far vivere a dei potenziali fortunati vincitori un'esperienza unica, un'esperienza che non si compra andando al bottiglino, ma di poter quindi assistere a una partita di calcio con condizioni un po' particolari. Quindi noi avremo domani 16 persone che assisteranno a questa partita dal Botocampo, dalla saletta del Free Box. Quindi avranno una serie di servizi accessori molto particolari, esclusivi, che permetteranno quindi di assaporare un po', innanzitutto come protagonisti la partita, ma poi anche con una serie di comodità e anche la possibilità poi di incontrare i giocatori e di chiedere gli autografi. Tutto questo pensiamo che possa lasciare loro, ci auguriamo, un ricordo indelebile di questa giornata. Per questo approfitto anzi già da ora di ringraziare pubblicamente sia il Bologna Calcio, che ci ha dato un grande supporto, una grande disponibilità a realizzare questo tipo di collaborazione, e anche il cliente SGM, nella persona di Marco Titi e tutto il suo staff del marketing. Ci tengo in ultimo anche a dire che questo tipo di iniziative, quindi iniziative che cercano di unire il prodotto all'esperienza di vivere sentimenti, emozioni, cresceranno con NGM anche nel prossimo anno, cresceranno soprattutto nell'ambito sportivo, nel quale noi siamo molto presenti, non solo con la sponsorizzazione di Bologna Calcio, che quest'anno è cresciuta come sponsor unico di maglia, ma anche in altri ambiti, quali ad esempio la MotoGP, dove noi abbiamo un team, NGM for World Racing, nella MotoGP e Moto2, sempre nel calcio siamo sponsor da 4 anni dell'Empoli Calcio in Serie B. Ci auguriamo che possa quest'anno anche passare di categoria, e siamo un tratto sponsor da 4 anni della Pallanuoto Firenze, che milita in Serie 1 e attualmente sta disputando i campionati europei, quindi una squadra molto, molto forte, e da quest'anno anche siamo sponsor della Serie B con la qualifica top sponsor, che prevede in via del tutto nuova la possibilità di avere, come è avvenuto, il logo, il marchio NGM su tutte le maglie dei giocatori, su tutte le formazioni, dietro la schiena, quindi sotto al numero, e essere presente in tutti i campi di calcio. Questa nostra, questo nostro legame si crescerà ancora il prossimo anno verso gli sport in generale, e con iniziative che cercheranno di collegare, di legare i nostri consumatori, i nostri clienti, al vivere emozioni forti, emozioni che non si comprano, come dicevo, in negozio o su internet. Questa è un po' la parte dove io passerei anche la parola al mio collega, magari racconta un po' la realtà di SGM e anche come vivono loro questo. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, SGM è un retailer, noi siamo una catena di punti vendita, di elettronica, di consumo, tecnologia ed elettrodomestici. Siamo presenti in Italia con oggi 79 punti vendita ad insegna Marco Polo Expert, sul web, quindi sull'e-commerce, con un sito di e-commerce online ad insegna marcopoloshop.it, che poi è quello che abbiamo deciso di replicare sulla maglia super customizzata, super esclusiva della partita di domani sera. Bene, per noi questa è stata una grandissima opportunità come retailer, perché innanzitutto è un'opportunità che ci ha dato un'azienda giovane, un'azienda italiana, un'azienda che ha pensato di coinvolgere il retailer in un modo un po' diverso dal solito, no? In un modo sicuramente nuovo. E questa opportunità noi l'abbiamo voluta cogliere al volo, prima di tutto perché ci ha dato la possibilità di avere una visibilità importante, no? Su una maglia importante, o comunque anche una visibilità importante allo stadio, quindi in un contesto di una partita di cartello come quella di domani sera. Ma non è, e non mi voglio fermare a questo, per noi il co-marketing, chiamiamolo così, o comunque il progetto di comunicazione
informazioni che l'NGM ci ha presentato, che noi abbiamo davvero sposato con tutto l'entusiasmo e tutto il desiderio di poter fare le cose nel miglior modo possibile, è dovuto al fatto che si sposta un po' dalla solita promozione, no? Dalla solita offerta o dal solito vantaggio per il cliente, e si sposta verso la relazione, no? Verso far vivere davvero al cliente, al nostro cliente che compra gli smartphone, due SIM, gli SGM, nei nostri punti vendita, un'emozione assolutamente esclusiva. Questo oggi è sempre più difficile riuscire a costruirlo nei punti vendita online, prima di tutto perché viviamo della fisicità del prodotto, che è ovvio si porta dietro delle emozioni, ma non sempre sono non sempre sono conciliabili con quello che può essere una costruzione di una serie di iniziative promozionali. Ma in questo caso giochiamo davvero con un'esperienza esclusiva che non ha prezzo, no? Non può essere acquistata, e che fortunatamente 16 clienti hanno e potranno vivere domani sera allo stadio. Speriamo, no? Quindi qui do atto anche al progetto del Bologna Calcio, no? Della opportunità anche di entrare, no? in queste idee, in questi progetti di comunicazione. Speriamo di poterli ripetere, perché davvero crediamo sia sempre più importante riuscire a costruire una relazione col cliente che non passa solo attraverso la promozione. Per quanto ci riguarda, noi non produciamo prodotti ma li rivendiamo, quindi come possiamo fare un buon lavoro per l'industria, sicuramente accompagnando l'industria anche in progetti di comunicazione come questo. E quindi grazie a LGM, CM, SGM, tra l'altro, vicinanza nel nome, e grazie anche al Bologna, che tra l'altro sono anche vicini, siamo vicini territorialmente, noi la nostra sede a Forlì, per cui siamo anche, no, nella stessa regione, per questa opportunità che ci ha dato, appunto, non solo a noi ma poi anche ai nostri clienti, di vivere questa esperienza assolutamente esclusiva, e domani sera allo stadio con la partita.